Ciao a tutti e benvenuti in questo mio angolino di pace. Io mi chiamo Laura e è un po' di tempo che vedo video su YouTube e seguo soprattutto i canali che trattano di beauty e make-up e ultimamente mi è balenata un po' questa idea di aprire un canale per condividere un po' queste mie passioni. Ovviamente lo faccio per gioco, non è assolutamente una cosa, diciamo, che intendo far diventare professionale, diciamo. È un modo, diciamo, per evadere dalla routine quotidiana, per crearmi un mio piccolo spazio. Sono una mamma, lavoro, a tempo pieno in un ente locale e nel tempo libero appunto mi occupo del bambino che è un bellissimo, almeno per me, mulattino di quasi 9 anni, che ha dei bellissimi ricci e su cui mi piace anche testare i prodotti e quindi diciamo che vorrei condividere come se fossimo tre amiche, fare delle chiacchiere sui prodotti, in sostanza. Scusatemi, ma ovviamente essendo il primo video non sono molto avvezza alla telecamera e non sono timida, però non sono abituata assolutamente a stare davanti alla telecamera, per cui mi sento un po' in imbarazzo, anche se so che in questo momento non c'è nessuno, però mi sento un po' in imbarazzo. Comunque, per iniziare ho messo da parte un po' di prodotti che ho finito nell'ultimo periodo e ve li vorrei mostrare. Allora, comincio con questo sapone, che è un sapone della Organic Shop, comprato alla saponeria. Qui dice Purifying and Soap. Buono, ha una buona profumazione, diciamo, fresca, agrumata, come diciamo tutti i saponi purificanti. Non mi ricordo quanto l'avevo pagato, ad ogni modo è un prodotto che se trovassi ricomprerei. Poi ho finito questo bagnoschiuma, no scusate, olio doccia, qui dice olio per bagno e doccia, al bath oil, al bergamotto e lime. Non so se vedete, della Green Pharmacy. Green Pharmacy è un brand che mi piace tantissimo, che si trova da Trigotà. Questo olio doccia è buonissimo, ne basta pochissimo, fa moltissima schiuma, non secca la pelle e il profumo è divino. Mi piace tantissimo. Per cui vorrò provare anche tutte le altre profumazioni della linea, perché secondo me questi prodottini di Green Pharmacy sono buoni. Ho provato anche altro, infatti, e devo dire che mi è piaciuto tutto. A livello, diciamo, di saponi e detergenza. Poi finito questo detergente viso della Sien. Qui dice Hydro Expert Cleansing Lotion. Dice che rimuove anche il make-up. Io non l'ho usato per rimuovere il make-up. Ha di buono che è molto fresco, quindi d'estate lascia proprio una bella sensazione di fresco sulla pelle, non fa schiuma, non mi è dispiaciuto, però non, onestamente non lo ricomprerei. Poi pesco un po' random dai mio, ho messo i prodotti dentro questa cesta. E che non so se c'è qualche mamma all'ascolto che mi sta seguendo, come si dice, la bacinella dove si mettono i neonati. Ormai mio figlio ha 9 anni e la riciclo per questo. Comunque, ho finito questo che è uno spray per le gambe. Qui dice rinfrescante, non dice defatigante, dice acqua gambe e caviglie refrigerante. Allora, refrigerante secondo me no, cioè nel senso rinfresca, un po' sì, però l'avevo preso, è della Lab Care, non so se si vede, però l'avevo preso in una farmacia, l'ho pagato 12 euro, sinceramente non lo ricomprerei perché secondo me costa troppo, esistono molti prodotti in commercio di questo tipo che costano meno, altrettanto validi e che magari mi piacciono anche un po' di più, quindi questo non lo ricomprerei. Poi ho finito questa acqua rinfrescante di Balea,
si trova il DM. Diciamo che questa è la versione mini, poi c'è anche la versione full size. Sì, è un'acqua rinfrescante, buona, niente di che, è acqua, insomma, spray. Poi ho finito, sempre preso al DM, questo spray igienizzante. Non è liquido, è in spray, lo tengo in genere, questi spray li tengo in macchina perché soprattutto nel periodo estivo gli altri mi si sciolgono al sole, per cui preferisco tenere un prodotto spray. Ha una profumazione gradevole, diciamo, non mi ha entusiasmato, però comunque va bene, insomma, per l'uso che se ne deve fare va bene. Poi è un formato pratico, diciamo anche da borsetta. Sicuramente se mi trovassi al DM lo ricomprerei, anche se comunque a me piace cambiare, appena trovo qualcosa di nuovo preferisco comprare qualcosa di nuovo, a meno che proprio un prodotto non mi colpisca particolarmente. Poi, ho finito questo bagnoschiuma, che conoscerete tutto, della Ultra Dolce di Garnier, il dolce ultra delicato alla crema d'avena e mandorla dolce, idrata e lenisce. Allora, diciamo che è molto delicato, l'ho usato, infatti lo uso anche sul bambino, anche se comunque mio figlio non ha problematiche di pelle, diciamo, delicata, ma questo anche quando era appena nato, perché essendo comunque un mulatto, credo che abbia la pelle abbastanza, diciamo, bella resistente. Comunque lo uso anche su di lui, ha una buona profumazione di avena, però io come profumazioni preferisco altro. Poi ho finito quest'acqua della Sentifolia, quest'acqua di Fiordaliso. Sentifolia è un marchio bio certificato e la uso per fare impacchi sugli occhi, in quanto spesso mi bruciano oppure ho delle irritazioni, perché negli ultimi anni mi si sono sensibilizzati un po' gli occhi, e devo dire che è buona l'acqua di Fiordaliso, mi dà sollievo, la uso per questo. Questa è buona, però ne sto usando adesso un'altra che mi piace di più. Poi, pesco un po' a caso, questo sapone della Biofa. No, veramente no, è un gel doccia, Caresse d'Apricot, gel doccia all'albicocca, che però io ho usato, ho detto sapone perché io l'ho usato come sapone, perché come doccia schiuma non mi faceva impazzire, perché non, sostanzialmente ha un profumo, diciamo, sì, si sente un po', ma è abbastanza evanescente come profumo, per cui non mi convinceva, quindi generalmente faccio così: bagnoschiuma che non mi convincono li riciclo a saponi mani. Come sapone mani è buono, senza infamia né lode, ma sinceramente non lo ricomprerei. Scusate che sto facendo un... si sente che sto facendo un casino. Ho finito l'acqua di micellare della Sentifolia, questo sempre è un marchio certificato. Strucca bene, però io vi posso dire per quanto serve a me, nel senso che vedete, adesso per esempio sono appena uscita dall'ufficio, sono truccata da stamattina, non mi trucco tanto, per cui anche perché comunque avendo una certa età io penso che è meglio truccarsi sempre meno man mano che si cresceva avanti con gli anni, per cui non mi trucco tanto, per quello che serve a me va benissimo e mi piace anche perché lascia una piacevole sensazione di fresco quando comunque la si passa col dischetto. Ok, poi ho finito questo colluttorio, ne dovrei avere anche un altro, solo che non vorrei fare troppo casino perché è il mio primo video, non sono ancora, mi devo ancora ben capire come organizzarmi. Allora, e questi due colluttori, uno è della Dentamentin, che lo trovo dal Tigotà nei Cestoni. Costa 99 centesimi, mi piace molto perché ha una piacevole sensazione di freschezza data dall'estratto di salvia. Mi piace moltissimo a me il sapore della salvia nei colluttori e quindi lo ricompro spesso quando lo trovo nei cestoni. E invece questo è il Listerine gusto delicato, che è l'unico Listerine che tollero, gli altri per me sono troppo forti. Comunque il Listerine gusto delicato a volte lo trovo alla saponeria, nel B-Pack,
a 5 euro e lo compro. Poi, questi sono i colluttori. Poi vi faccio vedere cosa vi faccio vedere. Salviette, mi pare di non avere più niente, quindi ho preso tutte le salviette. Vabbè, queste cose qua di poco conto, possiamo dire. I dischetti della Conad mi piacciono molto, non sono né troppo morbidi né troppo rigidi, perché a me comunque i dischetti troppo morbidi non piacciono, per cui quando vado alla Conad li compro. Non mi ricordo quanto costano, però poco. Queste salviettine della seta blu, questi li ho presi dai cinesi. Io abito a Bologna, per cui per chi è di Bologna li ho presi al Mercatone Angel di Villanova di Castenaso, e 1 euro, cioè proprio della seta blu, però sì, senza infamia né lode. Queste della Sien che mi piacciono, quando vado alla Lidl, mille usi delicati, dice, sì, mi ci pulisco le mani, mi piacciono, le porto anche in borsa in ufficio per pulirmi le mani, eccetera. Queste invece sono le migliori, secondo me, che sono le Speedy Care, che si trovano da Tigotà, mi sembra. Adesso non vorrei dire una cavolata, o le ho prese da Tigotà o la saponeria, perché i miei giri sono sempre quelli: Tigotà, saponeria, DM più o meno, e cinesi. Forse Tigotà, Sensitive 0 più. Adesso io non ho più bambini piccoli, però li compro se le trovo in offerta, le uso un po' per tutto. Anche per pulirmi quando sono fuori casa, ma anche quando sono in casa a volte. Queste sono buone, molto buone, mi piacciono. Poi, ho finito la mia tinta. Allora, io ovviamente devo fare la tinta tutti i mesi, ne ho provate tantissime fin da quando ero molto più giovane, adesso ho 50 anni e diciamo che questa qui secondo me è la migliore in assoluto, la Excellence Crème dell'Oréal. Anche se ci sono in commercio secondo me delle alternative anche valide che costano anche meno. Io avevo trovato un'offerta su Notino e ne avevo prese tipo 7-8, ancora le devo finire e la ricomprerei a occhi chiusi perché per me è la migliore tinta provata finora. Anche se adesso comunque vorrei schiarirmi un pochettino i capelli, a parte tagliarli un po', ma vorrei anche un po' schiarirli, anche perché queste le mie turbe mentali, cioè così come penso che una donna di una certa età non debba più di tanto truccarsi perché sennò invecchia. La mia turba mentale è che più sono bionda e più sono chiara, più dimostro meno. Quindi vorrei provare a farmi un po' delle schiariture. Però comunque la tinta va sempre usata per le radici, sinceramente. Quindi comunque questa magari la userò. Io utilizzo il colore biondo scuro. Come mi vedete, non sono assolutamente bionda scura. Però comunque scurisce molto sui capelli. Cioè, qui dice biondo scuro, ma non è biondo scuro, è bella scura e poi comunque lascia i capelli lucidi. Bella, bella tinta, secondo me. Ma L'Oreal comunque, anche se non è un marchio biologico, fa dei buonissimi prodotti. Poi ultimamente, secondo me, il livello si è anche alzato ulteriormente. Poi, vi volevo far vedere collegati sempre alla tinta, se lo trovo. Eccoli. Dentro la tinta che vi ho fatto vedere prima ci sono questo shampoo e balsamo che uso sempre appunto quando faccio la tinta. Sono buonissimi, sia lo shampoo che il balsamo. Il balsamo districa benissimo, ammorbidisce e lo shampoo pure è abbastanza disciplinante. Se non si hanno i capelli particolarmente secchi, secondo me si può usare anche solo questo. Io infatti non ho i capelli particolarmente secchi. Per cui a volte mi capita anche di usare questo e mi è più che sufficiente. Poi, ho terminato questo sapone mani, sempre della linea Green Pharmacy che si trova da Tigotà, allo livello spinoso.
Mi piace da morire questo sapone. Appena lo ritroverò, lo ricomprerò. Mi piace soprattutto la profumazione. Poi vabbè, sì, non secca tutto quello che si può dire di un sapone. Però mi piace proprio la profumazione. Buonissima. L'avevo preso da Tigotà, solo che poi non l'ho più ritrovato e l'ho trovato solamente come ricarica, che però adesso non ho da farvi vedere, in un grande magazzino che c'è qui sempre a Bologna, a Villanova di Castenaso, che si chiama Ipermop. E avevo preso proprio la ricarica e penso che se ricapito da quelle parti ricomprerò sicuramente la ricarica perché questa profumazione proprio mi fa impazzire. Dal Tigotà ho visto che c'è la profumazione Olivello Spino Settiglio, l'avevo anche comprata, mi è piaciuto, ma questo mi piace di più. Ok. Poi ho finito questa crema della Conad Essentie, della linea che c'è al Conad. Dice crema viso e corpo con estratto di aloe vera e temacia, molto buona. L'aveva consigliata la mia amica Ecaterina del canale The Witch Pozioni di Bellezza su un suo video. L'ho comprata perché la consigliava lei, ovviamente l'ho trovata in offerta 2 euro, 2,50 euro. Me la sono praticamente bevuta. Ha un buonissimo profumo, è rinfrescante, quindi molto adatta a questo periodo estivo. Molto rinfrescante, elasticizzante, buona. E volevo dire a Caterina che se sono qui è colpa sua. No, sto scherzando, ciao cara. Poi, ho finito questa crema mani della linea Pharmatisse d'oliva che si trova nelle parafarmacie. Io l'avevo comprata in una parafarmacia online e è molto buona questa crema, veramente mi è piaciuta, è molto idratante, nutriente, elasticizzante. L'unica cosa che ci mette un po' ad assorbirsi, per cui io la usavo un po' la sera, perché lasciava un po' la sensazione di untuosità sulla pelle, e non è riparatrice, però comunque un'ottima crema. E della stessa linea c'è anche quella, la versione alle mandorle, che mi piace ancora di più, che avevo utilizzato in passato, ma che ho ancora in scorta, quindi magari nei prossimi video ve la farò vedere. Ho finito questo dentifricio della Colgate o Colgate, come si dice, non lo so. Cooling Crystal Max Fresh, buono, lascia l'alito fresco, l'avevo comprato in una confezione di 6 pezzi a pochissimo, in offerta all'Ipercop, per cui ne ho anche altri da finire, un po' li ho regalati perché poi insomma 6 dentifrici tutti uguali io mi stanco, però comunque un buon prodotto, insomma un buon dentifricio. Poi secondo me il dentifricio deve avere un buon sapore e lasciare l'alito fresco un po' come il colluttorio. Le cose fondamentali per l'igiene orale sono altre, cioè lo spazzolino, il dentifricio, scusate, non il dentifricio, il filo interdentale. Infatti io da quando uso il filo interdentale non ho più avuto problemi, non vado più dal dentista praticamente. Però comunque questo qui è un buon prodotto. Purtroppo le cose sono tutte mischiate, per cui mi erano rimaste indietro queste salviettine intime della Fresh and Clean. Non mi piacciono particolarmente perché hanno il tessuto troppo rigido, secondo me, per le parti intime. Per il resto, sì, la profumazione è buona, però non le ricomprerei. Sinceramente, se non mi ricordo male, ho anche in uso un altro pacco di salviettine della Fresh and Clean, non intime, anche quelle non mi stanno entusiasmando. Forse io e la Fresh and Clean non abbiamo feeling, diciamo. Poi cerco magari di lasciare i prodotti viso in ultimo. Ah, ecco, vedi, erano rimaste indietro anche queste cassettine, le Carefree. Queste sono le classiche, ci sono da miliardi di anni, da quando ero giovanissima, e secondo me sono tra le migliori. Sono buone queste salviettine intime e le ricomprerò. Poi ho finito questo deodorante della Yves Rocher Alte Verde. Credo sia andato fuori produzione perché l'ultima volta che sono andata da Tigotà, scusate, da Yves Rocher non l'ho più visto.
Però mi piace tantissimo anche qui la profumazione. L'efficacia, vi dico, io non ho grossi problemi di sudorazione, a parte l'estate, magari un pochettino di più, se sto tutto il giorno fuori, magari può capitare ovviamente qualche giornata, qualche episodio, diciamo, di ascella impazzita, ma non ho grosse problematiche, per cui normalmente lo usavo la sera, lo usavo la sera prima di andare a dormire dopo aver fatto la doccia perché adoravo sentire questa profumazione sotto le ascelle la sera. E quindi è molto buona la profumazione, come efficacia c'è di meglio ovviamente, però è un prodotto che probabilmente non ricomprerò perché mi bruciava ogni tanto e poi non c'è più, quindi non credo che ci sia più, per cui non lo posso ricomprare. Però la profumazione è buonissima. Se facessero un bagno schiuma, una crema corpo di questa profumazione, ne comprerei a quintalate. Poi vi faccio vedere qualche maschera. Poi mi pare che mi sono rimasti tutti i prodotti viso e vi faccio vedere i prodotti viso. Allora, le maschere ho fatto due Hydra Bomb di Garnier. Vabbè, queste le conoscerete su, conoscerete tutti. Questa è quella Detox. Dice purifica idrata, sì, diciamo che per le mie esigenze va bene. Io ho la pelle mista, anche se matura, comunque ho la pelle mista. Io non ho bisogno di tutta questa di tutte queste creme, diciamo maschere o creme nutrienti. Anzi, se metto cose troppo pesanti sul viso mi escono i grani di miglio, per cui evito di mettere cose troppo pesanti. Questa è lenitiva, è buonissima secondo me e ne ho apprezzato molto diciamo, il potere lenitivo dopo che avevo fatto questa maschera dell'HQ. Qua dice maschera rilassante, sono nuove queste, le ho trovate al DM, dice maschera alla camomilla e fiore di loto. Ragazze, pessima. Tessuto non mi è piaciuto per niente, poco imbevuta e poi mi la anche una sensazione di, non so come spiegare, non bruciore, sì, un leggero impercettibile bruciore. Quindi me la sono tolta, poi ho fatto questa qui di Garnier e la pelle si è subito, diciamo, normalizzata, quindi questa ottima, questa buona, questa pessima. Poi ho fatto questa della Dove. Queste sono nuove, quella purificante, diciamo, la Bubble Mask, quella che fa le bolle. Allora, io non amo particolarmente le Bubble Mask perché mi pizzicano un po' sulla faccia, però noto effettivamente che vanno a ossigenare la pelle, a purificare, è buona. L'avevo trovata questa all'Esselunga, anche se l'ho vista anche da Upim Idea Bellezza, che a Bologna sta al centro Meraville, per chi è di Bologna. E ho in scorta anche quell'altra idratante versione blu e la devo ancora provare comunque. Comunque questa è buona, la ricomprerei se la trovassi magari in offerta. Poi avevo comprato in un magazzino di cinesi, che è sempre quello che vi avevo menzionato prima, il Mercatone Angel a Villanova di Castenaso, questa maschera di questa marca IDC Institute. All'acido ialuronico, dice Instant Cool Facial Mask, ci sono l'immagine del ghiaccio, quindi io l'ho vista, ho detto ah, sarà super rinfrescante nei periodi, diciamo, in cui c'erano tipo 40 gradi, avevo 32-33 gradi in casa e io non tollero il caldo. E, è una maschera praticamente, ovviamente non si vede, è come il ghiaccio che si spacca, ok? Quindi si deve fare così, si spacca e poi si fa la maschera. Però alla fine non è particolarmente rinfrescante e neanche ha un effetto così, diciamo, come posso dire, così pazzesco, idratante, particolarmente, molto meglio una Hydra Bomb di Garnier. Questa non la ricomprerò, però cioè, ce ne sono tantissime, anche non così, diciamo, con questa cosa qui della spremitura, non so come dire, e magari le vorrò provare. Sono prodotte in Spagna, non le avevo mai viste, mi avevano incuriosita, però questa non mi è piaciuta. Proverò le altre e vi farò sapere. Poi,
Mi sono rimasti praticamente i prodotti viso. Allora, cominciamo con i contorni occhi. Allora, ho finito questo contorno occhi della Pharmatisse, sempre della linea d'oliva, che è la stessa linea della crema mani che vi ho fatto vedere prima. Questa, anche questo è un buonissimo prodotto. Questa linea, secondo me, fa dei buoni prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo. Ha una consistenza giusta per me, non è troppo liquido né neanche troppo corposo, anche perché mi escono i grani di miglio nonostante i 50 anni suonati, anzi 51 ad ottobre. E, mi è piaciuto, l'ho usato molto volentieri, l'ho trovato in una farmacia online, costa sui 13 euro, 14 euro. Sinceramente devo dire che lo ricomprerei se lo trovassi, anche se comunque mi piace sempre comprare cose nuove alla fine, però è un buon prodotto, lo ricomprerei. E ve lo consiglio soprattutto. Poi ho finito questo prodotto della Ocean Care by Sien Eye Mousse preso alla Lidl. Allora, guardate bene questo prodotto. Vi dico che non saprei come altro definire questo prodotto se non una ciofeca atomica galattica proprio. È un prodotto che innanzitutto brucia gli occhi, cioè dà una sensazione proprio di bruciore sotto gli occhi. Inoltre, secca tantissimo il contorno occhi. Ora, io non ho un contorno occhi particolarmente secco, anzi per niente. A me basta poco, basta una crema idratante e il mio contorno occhi è a posto. Ma questo addirittura mi faceva tirare il contorno occhi, cosa che non mi capita mai con nessun contorno occhi. Per cui questo prodotto è veramente osceno. Non lo consiglierei neanche al mio peggior nemico. Sien, trovo che faccia a volte dei prodottini carini, ma sinceramente poi se ne esce con queste cose e dici: allora, se devo spendere 2 euro, non mi ricordo, cioè ne spendo 10 però per un prodotto decente. Questo è un prodotto veramente osceno. E io per dire che è un prodotto osceno ce ne vuole. Soprattutto un contorno occhi, perché vi ho detto non ho particolari esigenze. Poi, questa crema della Neutrogena, questa crema gel, Hydra Boost, gel, diciamo crema gel, anche questa non mi ha fatto impazzire perché mi dava un po' una leggera sensazione di bruciore sul viso. Non so se c'è l'alcol all'interno perché io non sono assolutamente una che guarda più di tanto gli inci, sono un po' della vecchia scuola. Poi c'è stato un periodo in cui mi ero convertita un po' al bio. Ma mi piace usare comunque un po' di tutto, adesso sinceramente uso un po' di tutto. E non è particolarmente idratante, anche se per me d'estate è sufficiente appunto perché ho una pelle mista e non particolarmente esigente, l'ho usata anche un po' come maschera, però mi dava questa leggera sensazione di bruciore, per cui onestamente è un prodotto che non so se ricomprerei assolutamente. Anzi, no, non lo ricomprerei. Cosa ho detto? Non so se lo ricomprerei. No, non lo ricomprerei. Poi ho finito questa meraviglia che è un siero praticamente della Clive Revitalizing C Corrector Ampoule. È un siero della Clive, quindi cosmetica coreana che avevo preso in una campagna coreana su Privalia. È buonissimo. Ce n'è rimasto un po' qui. Cioè, per quanto mi è piaciuto, un giorno mi sono messa lì, cioè, a cercare di spremere questa goccia, ma non esce. Parte il pack bellissimo, ma vabbè, quello a me interessa non interessa particolarmente, ma ha una bellissima consistenza, si assorbe subito, lascia la pelle luminosa, idratata, top. Adesso, quando ci sarà di nuovo la campagna coreana su Privalia, farò proprio una super mega scorta di serie di Clive, anche perché ho capito che col marchio ho un buon feeling perché sto provando anche altre cose, tra cui anche un altro siero e anche quello mi piace tantissimo. Poi ho finito questo esfoliante purificante Sugar Scrub della L'Oreal. E quello è semi di kiwi, buono, esfolia bene, però anche questo non so, mi dava una sensazione di bruciore sul viso e sulle labbra, per cui non lo so se era questa confezione,
Magari fatemi sapere qui nei commenti se anche a voi ha dato questo problema. Magari è semplicemente la mia pelle che si è sensibilizzata con l'età, non lo so, devo ancora capirlo. Poi ho finito questi due prodotti della linea Elixir Jeunesse di Yves Rocher, che sicuramente ricomprerete. Questo è il siero. Qua dice Essence Double Action, riparazione anti-pollution, e questa è la crema notte. Questo mi piace molto, ha un buonissimo odore, ha un'azione ossigenante, diciamo, ossigenante, leggermente purificante, e mi piace molto, anche se della linea mi piace di più il siero liquido, che è il City Detox, che avevo provato l'anno scorso e che sicuramente l'estate prossima ricomprerò, però anche questo è un buonissimo prodotto. Per quanto riguarda la crema, è una crema gel buona, però ho deciso che fondamentalmente le creme gel non le compro più, perché a me non servono, cioè nel senso che d'inverno preferisco mettere una crema, anche non troppo pesante, non nel senso che abbia una texture cremosa ma che non sia troppo pesante sulla pelle, perché comunque ho una pelle matura. D'estate invece, nonostante appunto la pelle matura e la mia età, a me bastano i sieri, poi li stratifico, per cui mi è più sufficiente. Non mi occorre semplicemente comprare delle creme gel. Ho capito questo, per cui adesso magari finisco quelle con scorta, poi non compro più, non le compro più. Poi vi faccio vedere l'ultimo prodotto. Ho finito, non ho finito, scusate, lo cestino. Purtroppo a malincuore, questa protezione solare della ISDIN è quella colorata, sempre consigliata dalla mia amica Ecaterina del canale The Witch Pozioni di Bellezza. Ciao Ecaterina, mannaggia te. E niente, praticamente è molto bella questa protezione solare, ha un bellissimo effetto sulla pelle. D'estate la usavo anche come fondotinta. Il problema di questa crema, purtroppo, è che per cui la devo cestinare, è che mi brucia tantissimo. Cioè, se io vado qui vicino, sotto il contorno occhi, mi vanno gli occhi in fiamme. Vi dico che un giorno l'avevo già usata, perché l'avevo aperta l'anno scorso e avevo notato questa cosa, però era un bruciore leggero. Quest'anno forse si è deteriorato, non ne ho la minima idea. Fatto sta che qualche giorno fa sono arrivata in ufficio, mi sono dovuta struccare tutto il viso perché avevo gli occhi in fiamme. Probabilmente non si era asciugata bene, mi ero toccata. E ho capito che era lei, perché poi comunque il giorno seguente ho rimesso matita e mascara che avevo messo il giorno in cui era successo questa cosa, e non ho messo questa e non mi è successo niente, per cui 2 più 2 fa 4 ed era questa. Per cui purtroppo non la ricomprerei, perché non posso rischiare di andare a cestinare un altro prodotto. Tra l'altro ne ho comprata anche un'altra che è protezione 30, ma neanche questa mi piace sinceramente. Eppure ISDIN sono dei buonissimi prodotti, però anche questa non mi piace. Invece ne sto provando altre due creme solari che invece mi piacciono molto, e magari ve le farò vedere in prossimi video. Ovviamente io non sarò, cioè nel senso, caricherò video quando mi va, quando insomma mi va un pochettino di evadere e di fare due chiacchiere con voi. Non so quanto sarò costante. E comunque, questo era l'ultimo prodotto. Io vi ringrazio per essere state così un po' in mia compagnia. Vi mando un bacione, e se vi va di passare da me, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!